anche mettere un paracolpi non è cosa così facile, soprattutto con certi tipi di paracolpi. Ci sono quelli più fini, più facili da mettere, e ci sono per esempio quelli come questo, che sono un po' più larghi e sono adatti perché proteggono dall'usura nello spigolo tra bordo e piatto. Però proprio per il fatto che sono più larghi non sono facili da mettere. Io faccio così. Tolgo metà del supporto. Dopodiché questo rappresenta il centro del paracolpi e lo posiziono al centro della testa della racchetta. Mi proietto sopra e lo centro anche a sinistra e destra. Lo appiccico un po'. Dopodiché, tenendolo in tiro, premo con un di col dito e lo applico. Dopodiché faccio la stessa cosa dall'altra parte. Tenendo sempre in tiro e ben centrato, premo sul centro del bordo. Ok. A questo punto, se si dispone del calore, quindi di un phon a casa o di un phon industriale come questo, il gioco è fatto. Perché col calore io massaggio poi piano piano il parapolpi e lo faccio aderire bene in maniera tale che non faccia grinze né bolle. Ops. Ecco,